Oggi è una parola di amore e oggi è la voce dello sposo che arriva con questa parola. Dietro a tutta questa parola c'è il cantico dei canti. Dice, mi hai rubato il cuore, mi rubasti il cuore, mi hai sedotto, con il tuo sguardo, dice un'altra traduzione in ebraico che fanno i rabbini su questa parte, dice, mi hai rubato il cuore con la tua piccolezza, per un'assonanza che c'è tra sguardo, piccolezza, eccetera. Gesù si è innamorato di te, ma se io guardo me, se guardo te, se tu guardi te stesso, se io guardo me stesso, potremmo fare questo esercizio. Un foglio di carta, pensare, no? Io mi sono innamorato di Francesca, facciamo un conto, no? Di Paolo, di quello che sia, no? Mi sono innamorato di mio marito, di mia moglie. Mi sono innamorato perché? Per il naso, per gli occhi, per le mani, per... Ti sei innamorato del carattere. Puoi scrivere là che io mi sono innamorato della mia fidanzata perché così, 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 così. Di mia moglie, di mio marito, per... Allora, dopo dici, proviamo a vedere quello che di me io posso scrivere perché Gesù si sia innamorato di me. Al punto di dare la vita per me, a parte tutte le ipocrisie che mettiamo davanti. Qua parla dei farisei e scribi, gente che stava sempre con la Bibbia in mano e anche si impegnava molto nel rispettare i precetti. Ma noi sappiamo che Gesù guarda oltre, no? E qui esce una parolina molto interessante che è mormorazione. Sul foglio dovremmo scrivere mormorazione. Se quello che c'è nel mio cuore è la mormorazione. Sapete, la mormorazione è una cosa molto interessante. Sapete a che cosa? C'è un salmo che dice, il salmo 120, dice, me disgraziato, dice che potrò darti lingua ingannatrice, lingua che mi fa le trappole, lingua di menzogna, dice, che posso darti? Poi dice, Signore, liberami dalla lingua ingannatrice, che è come le frecce incendiate, acuminate, no? E poi dice, come carboni di ginepro. Non so se avete presente questo salmo, dice, la lingua che mormora è come i carboni di ginepro. I carboni che fanno dal ginepro sono molto, molto particolari. Perché? Perché si raffreddano fuori. Si raffreddano fuori, ma dentro rimangono caldi. Allora i rabbini dicono quella è la lingua doppia. Vedi anche l'ipocrita, no? La mormorazione è così. Sembra che fuori già tu stai calmo, stai tranquillo, invece dentro arde costantemente. È una cosa che non si spegne mai. La mormorazione. Dice San Paolo nella lettera ai Corinzi. Guardatevi dalla fornicazione, dall'idolatria, e mette la fornicazione e l'idolatria, la mette insieme alla mormorazione. E dice, perché chi ha mormorato nel tempo, il popolo che ha mormorato, è caduto, dice, in preda dell'angelo sterminatore. L'angelo sterminatore sarà la morte, no? Per un ebreo l'angelo sterminatore era una cosa molto, molto speciale. Era l'angelo che personificava, era la figura che riassumeva tutte le insidie, tutti i pericoli che avevano i greggi e le famiglie, i lupi, i volpi, ma non solo, le piogge, i ladri, i briganti. Tutto questo si chiamava angelo sterminatore perché distruggeva la famiglia, cioè distruggeva la casa e distruggeva il gregge. Entravano i lupi, mangiavano no? Le pecore, rompevano le cinte, questi scappavano, si perdevano, no? Quindi la rovina, questo angelo sterminatore. E nella Pasqua esce fuori l'angelo sterminatore, questa parola che usa San Paolo, perché lui si riferisce a quell'angelo sterminatore, perché dice chi mormora esce dalla protezione. Sapete cos'è la Pasqua? Pesach, vuol dire tante cose, ma soprattutto vuol dire saltare, perché la notte di Pasqua, prima ancora di passare il mare, la notte di Pasqua dice mettete il sangue dell'agnello sulle porte, no? E l'angelo della morte, l'angelo sterminatore, vedrà il sangue e salterà la casa degli ebrei, no? E colpirà i primogeniti d'Egitto. Chi mormora rende vano, rende inutile quel sangue, rende vana la croce di Cristo, perché cade in mano allo sterminatore. Sappiamo che questo sangue dell'agnello è immagine del sangue di Cristo, e il gregge, le 100 pecore, è la comunità cristiana, se vuoi anche la tua famiglia, la mia famiglia, le nostre famiglie, ma soprattutto la comunità cristiana. A chi mormora pensa al potere che ha la mormorazione. Chi mormora? Chi è questo, come questi carboni di ginepro, che fuori è tutto carino, capito? Fuori fa tante cose belle, ma dentro c'ha un cuore pieno di mormorazione? Quell'uomo diventa la pecora perduta del Vangelo di oggi. Va fuori dal gregge. 99 e 1, no? Cioè esce dalla protezione del gregge. Dice, lascia le 99 pecore, dice, nel deserto. La parola che si usa per deserto, in greco è eremo. Viene, eh? Stai in Umbria, è pieno di eremi. Eremo vuol dire la comunità, vuol dire dove stanno i monaci, il posto dove è difeso, la roccia, la cavità nella rupe. Allora, chi mormora esce dall'eremo.
E per i padri del deserto, uno che esce dall'eremo è morto. C'è uno che è stato chiamato al deserto a fare parte del gregge di Cristo e esce dal gregge di Cristo, è 10 milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di miliardi di volte peggio che uno che non è mai stato chiamato a vivere nel mondo. Dice, i farisei e gli scrivi mormoravano, costui riceve i peccatori e mangia con questo rabbì, questo che si dice che è sapiente, questo maestro va con le prostitute, con i ladri, con quelli che noi abbiamo rifiutato. La legge dice che questa gente va uccisa, va lapidata, va estirpata. Questo provoca la mormorazione. Cioè Gesù ama quello che tu e io disprezziamo, questa è la mormorazione. Tu e io non sopportiamo che Dio ama chi sta a fianco a me. Ma se io non lo sopporto, se io a questo fratello non lo sopporto, perché Dio lo deve amare? Se questo è un disgraziato, se questo mi ha tradito, se questo è un porco, se questo è un assassino, perché Dio gli vuole bene? Perché Gesù non lo fulmina? Non mi fa giustizia di fronte a mio marito che è un disgraziato, o alla mia fidanzata, al mio fidanzato? Perché? Per questo rendiamo vano il sangue di Cristo. Per questo diventiamo come una pecora sperduta lì, buttata lì, fuori, lontana, in mezzo alle lupi, ferita. Una pecora che si perde è una pecora che si ferisce, no? E una pecora ferita non serve per il culto. Un agnello che è ferito, che si è ammalato, non serve per il sacrificio, quindi la tua vita è fallita, perché tu ed io siamo nel gregge di Cristo, nel gregge di Cristo per essere offerti, per dare la lana sicuramente, ma per dare la nostra vita. Quello è il gregge di Cristo, che prepara agnelli come lui per essere offerti. E se tu sei, allora sei uno fallito! Allora, Gesù è innamorato di un fallito. Gesù è innamorato di te che mormora. Gesù è innamorato di questi farisei e scribi che sono esattamente identici ai pubblicani e ai peccatori, solo che loro, come te e come io, orgogliosi e superbi, non lo credono. Tu non pensi di essere il peggiore di questa terra, vero? Per quello tu pecchi. Io non penso di essere il peggiore di tutti. Qual è la gioia di Dio? Qual è la gioia degli angeli? Qual è la gioia? Qual è l'eucarestia? Il rendimento di grazia, la lode. Che un peccatore scopra di esserlo, che non può fare niente, e incontra Cristo, l'amato, che gli dice: mi hai sedotto il cuore, sulle tue labbra c'è come il miele, un miele di favo stillante. Ma come, non c'avevo la mormorazione sulle mie labbra? Sì, ma se viene Cristo e tu ti scopri amato così come sei, dalla mormorazione si cambia in lode, si cambia in miele. Questo annuncia la Chiesa. La Chiesa è fatta di gente perduta, ritrovata. Qua tutti noi siamo perduti, perduti, buttata via la vita, falliti, trovati da Cristo. Guardate il Vangelo e sembra che Cristo si butta a pesce in mezzo alle mormorazioni, va dai farisei, va dagli scribi, va a pranzo da loro. Non è che lui se ne va e rifiuta, dice non voglio parlare con voi. No, dove c'è mormorazione lui si butta, la va a prendere, si mette dentro. Perché? Perché ama quelle persone, ama te, non ti vuole lasciare fuori dal suo gregge, ti vuole riportare dentro al gregge. E cosa fa? Ti prende sulle spalle, vero? Avete presente la immagine? Vuol dire essere crocifissi con Cristo. Ecco come ci ama. Lì dove stai tu oggi, dove sto io, lontano dal fratello, dalla moglie, dal marito, ai figli, dai genitori, lontano, col cuore disperso, col cuore sporco, lì viene Cristo e cambia tutto, fa di noi una creazione nuova. Questo dice, vi ricordate quello che dice il Cantico dei Cantici? Venite amici e inebriatevi, venite amici e ubriacatevi, godete con me. Gli amici dello sposo, la donna che è la Chiesa, che ha ritrovato la moneta preziosa che sei tu, lo stesso il pastore che trova la pecora perduta, dice venite a tutti gli amici, venite, rallegratevi, esattamente come il Cantico dei Cantici, venite, perché qual è la gioia vera? Qual è la vera gioia della Chiesa? Che tu e io, che mormoriamo, possiamo lodare Dio. E chi vive così si innamorerà della sua fidanzata non per gli occhiucci, per la boccuccia, no, si innamorerà di quello che fa schifo. Perché per quello ha dato la vita a Cristo. Perché quello schifo che c'ha la ragazza e che scopre la moglie è quello che Cristo usa per unirti a te, per unirsi a te. Facile, simpatica, caruccia, mi piacciono gli occhi, la guardo. Ma quando diventa una strega, quando diventa un deficiente mio marito, mio fidanzato, lì appare Cristo. E quella è la vera gioia, eh? Ti vuoi sposare? Vuoi diventare prete? Non stai solo con le pecorelle che ti stanno bene ai 99, che ti dicono quanto sei bravo, facciamo l'eucaristia, preghiamo insieme. No, vai da quella che ti odia, vai da quella che mormora contro di te. E lì ci sta la gioia, lì ci sta la gioia. Vai da quel figlio disgraziato che tu non sopporti. Quel lì c'è la gioia. Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.
Questa è la Chiesa, per questo va fino agli estremi confini della terra a cercare i perduti. Lui è morto in croce come l'ultimo, fuori dal gregge. La croce era fuori dalla città, no? Perché doveva uscire fuori. Tu non sei degno di essere questo popolo. Tu hai bestemmiato, hai detto che sei Dio, sei uno schifoso, nudo, sputato, perduto per tutti, perché l'ultimo perduto potesse tornare dentro. Ah, allora è tutto rovesciato. Non lascia i 99 per prendere l'una, ma si fa una per prendere tutti i 99, perché di giusti ce ne sta uno solo, Cristo. Tutti gli altri sono giustificati.